Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Vite da Campioni. Siamo su un campo di beach volley, lo vedete naturalmente sulla sabbia. Non potevamo che incontrare una delle campionesse italiane più conosciute, non solo a livello nazionale ma anche all'estero, Marta Menegatti. Bentrovata. Grazie. Una campionessa che ha partecipato alle Olimpiadi. Io partirei da quell'esperienza che è un po' il sogno di tutti gli sportivi. Tu lo hai coronato con un quinto posto, se non sbaglio. Un'avventura che poteva andare meglio, però comunque voi ci siete arrivate. Che esperienza è stata? Oh, come hai detto tu, è davvero il sogno di qualsiasi atleta, e raggiungere un'Olimpiade è davvero una cosa bellissima, una soddisfazione immensa. E noi ce la siamo giocate fino in fondo. Siamo arrivati davvero ad un passo dalla semifinale, però siamo state anche un po' sfortunate perché abbiamo incontrato ai quarti proprio quelle che poi sono diventate le tri campionesse olimpiche, quindi non proprio le ultime arrivate. Però è andata bene, è andata molto bene. L'ho affrontata con molto entusiasmo e spero di arrivare alla prossima molto più matura, molto più preparata di quella precedente. Lo hai fatto in coppia con Greta Cicolari, che attualmente non è la tua compagna. Credo che nel beach volley capiti poi di cambiare partner. Ecco, quanto è importante la coppia in un campo dove siete voi due da sole? Sì, è uno sport di coppia, è uno sport anche un po' individuale, però sì, la sintonia è davvero l'aspetto fondamentale per questo sport. Ci deve essere sincronismo ed equilibrio tra le giocatrici, e senza questo diventa un po' un problema. E niente, sì, le strade con Greta si sono separate a fine luglio e adesso gioco con una nuova compagna che è Victoria, che conosceremo dopo. Sì, e alla mia stessa età, e diciamo alle prime armi, perché non ha tantissima esperienza internazionale a parte quella che ha avuto con me negli ultimi mesi dello scorso anno, e adesso iniziamo questo cammino insieme. Tu delle due in campo sei la più tranquilla o la più aggressiva? Ma io diciamo che in campo sono aggressiva, ma a livello proprio di agonistico certo. Sì. Mi piace proprio mostrare le mie emozioni, quello che provo, sono molto grintosa, però allo stesso tempo cerco di essere la giocatrice della coppia che dà più equilibrio, che dà le indicazioni giuste, i consigli giusti, soprattutto alla mia compagna che appunto è quella più inesperiente. Se ti dico sabbia, cosa ti viene in mente? Sabbia, mi viene in mente sacrificio, passione, divertimento, tutte cose che fanno parte di questo sport e che non possono mai mancare. La prima volta che hai provato l'emozione di giocare a beach volley, perché alla fine è un'emozione, quando hai cominciato a farlo per la prima volta? Ma la prima volta ero davvero giovanissima, se non ricordo male nell'estate del 2005, del 2006. E devo dire che la prima impressione non è stata proprio delle più ottimali, perché comunque mi sentivo molto impacciata e all'inizio è stata un po' difficile, però l'ho presa molto come una sfida, no? Una sfida personale. Poi da lì pian pianino sono cresciuta, ho fatto il mio percorso prima nelle giovanili e poi nella seniores, nella nazionale seniores dal 2009. Il tuo unico sport o ne avevi fatti altri? Ma avevo iniziato un po' con il nuoto, però poi mi sono stancata quasi subito, poi la mamma mi ha provato a portare a danza, ma anche lì non era la mia strada. E poi all'età più o meno di 9 anni la mamma sempre mi ha accompagnato in palestra, perché ho iniziato con la pallavolo, e da lì è iniziato il mio percorso nella pallavolo. Prima mi sono trasferita a 14 anni a Ravenna, dove ho giocato tra B1 e B2, fino appunto all'estate del 2009, dove ho lasciato la pallavolo per dedicarmi alla sabbia. Ma come mai hai deciso questo cambio? Questione di feeling? Ma mi sono innamorata subito di questo sport.
e davvero non ho aspettato altro, nel senso che quando il nuovo allenatore di allora, che era Alessandro, mi ha chiamato appunto per questo progetto, io non ci ho pensato due volte. Quali pensi siano le caratteristiche per cui un allenatore seleziona una giocatrice di pallavolo e la fa scendere su un campo di beach volley? Ma sicuramente per fare questo sport ci vuole reattività, ci vuole esplosività, ma oltre alle componenti fisiche, dove anche l'elevazione è molto importante, ci vuole tanta testa, tanta lucidità mentale. Sì, questo è l'aspetto quasi fondamentale di questo sport. Una famiglia che comunque, anche se non ti segue all'estero, appena può viene a guardarti. Ricordo l'incontro proprio con la famiglia Menegatti a Roma. Sì, anche perché diciamo che ho tantissime zie e quindi appena possono, è una famiglia molto grande la mia, appena possono mi raggiungono e vengono a vedermi, solo che diciamo che gioco moltissimo tempo all'estero, quindi diventa abbastanza complicato, però tutte le tappe che giochiamo in Italia loro ci sono sempre. Qual è il campo più bello su cui hai giocato? Il campo più bello è Phuket, in Thailandia, e lo scenario più bello è il Foro Italico a Roma. Dove ogni anno si gioca il Beach Volley World Tour? Sì. Che esperienza è giocare di fronte al pubblico di casa? Magari di solito ecco abituata a giocare fuori, è un'esperienza diversa sentire poi il calore sì, del pubblico? Sì, è totalmente diverso perché appunto noi siamo abituate a giocare all'estero, quindi ogni tanto troviamo qualche supporter da qualche parte, però sì, in casa è totalmente differente, l'atmosfera che si respira, il tifo sugli spalti è davvero tutta un'altra cosa ed è meraviglioso. Se dovessi rubare una caratteristica ad una campionessa che ammiri in maniera particolare? Ma io ammiro tantissimo la tricampionessa olimpica Misty May Trenor, che è una giocatrice americana che ha vinto davvero tantissimo e adesso ha smesso di giocare proprio dopo l'Olimpiade di Londra. E l'ho sempre ammirata, ho visto un sacco di video delle sue partite, mi piace moltissimo come sta in campo, come si pone, il suo atteggiamento e poi tecnicamente secondo me è molto molto forte. E tu invece pensi di essere vista come campionessa per quale caratteristica? Ma non so se definirmi una campionessa, io cerco solo di mettere sempre il meglio di me stessa in campo a partire dall'allenamento, in gara, ma anche a livello dello stare con la gente, con la mia compagna, con lo staff, cerco sempre di dare il massimo in tutte le situazioni, nello sport come nella vita. Consiglieresti ai ragazzi di fare questo sport? Sì, lo consiglierei perché dal punto di vista motorio della coordinazione dà davvero tanto. Riuscire a muoversi bene sulla sabbia è davvero un grande traguardo secondo me e può aiutare moltissimo proprio se si inizia fin da piccoli sicuramente. Sole sì, ma anche a volte pioggia. Come si fa con il maltempo con uno sport del genere? È complicato, però allo stesso tempo è bello perché ti spinge ad andare oltre i tuoi limiti. E a volte capita di giocare magari sotto la pioggia, a volte anche spesso quando fa freddo è capitato, a volte quando c'è veramente caldo, un caldo impressionante. Quindi penso che il fatto di adattarsi il prima possibile
a queste situazioni climatiche sia davvero importante. Ovviamente lo devi fare prima delle tue avversarie se vuoi vincere. La vittoria più bella che hai conquistato? Ma di vittorie ce ne sono state tante belle, però tutte con un sapore diverso. Forse il campionato italiano di quest'anno è stato, la finale scudetto è stata una delle più belle per il percorso, insomma, che ho iniziato con Vicky. Noi ci siamo allenate un mese insieme e subito abbiamo fatto degli ottimi risultati, abbiamo raggiunto due semifinali in due Grand Slam, arrivando quarte, poi abbiamo vinto il campionato italiano, quindi è successo davvero tutto molto presto e forse è stato bello anche per questo, perché è stato inaspettato, però allo stesso tempo cercato e voluto. Ti sembrerà una cosa scontata, ma bisogna poi essere amiche fuori dal campo, cioè bisogna andare d'accordo, non è importante, l'importante è andare d'accordo a livello agonistico. Ma sicuramente la prima cosa è andare d'accordo in campo. Per raggiungere dei risultati sì, bisogna trovarsi dentro al campo, però io credo che il fatto di instaurare un'amicizia, un rapporto di fiducia al di fuori del campo sia un valore aggiunto. Dal punto di vista fisico sicuramente siete ammirate, apprezzate, insomma il pubblico di solito si diverte anche a guardare. Come vivi il rapporto con la tua fisicità? Ma per fare questo sport ovviamente devi avere un certo tipo di fisico, insomma, e sicuramente il nostro sport mostra comunque il fisico, forse è uno degli sport che mostra di più il fisico, però io lo vivo abbastanza bene, nel senso che quando vado in campo non sto a pensare che sono in costume, sono assolutamente no, è la mia divisa, quindi lo vivi tranquillamente. Lo vivo tranquillamente, sì. E ti è mai capitato, insomma, di avere qualche complimento particolare, magari qualcuno che ti ha fatto particolarmente piacere, non solo dal punto di vista fisico, intendo? Ma io sulla mia pagina Facebook ho tantissimi follower, sono arrivata a circa 26.000, che secondo me è una cosa davvero sopra ogni aspettativa, e ricevo sì giornalmente complimenti, commenti di supporto, c'è tantissima gente che mi sta vicino, che ci sta vicino, e questo secondo me è molto molto importante. E con un fisico del genere, se ti chiedessero di fare un calendario, che ne so? Ma dipende che tipo di calendario. Con il tuo costume sì? E con il mio costume sì. Senza? Senza no. Non ce la farei. Inutile, lo diciamo ai fotografi che magari avevano avuto l'idea assolutamente. Marta Menegatti con i veli, non senza. Allora, non ci rimane che scendere in campo, dove ammireremo il tuo sport, cercherai anche di spiegarmi un po' le basi di questa disciplina. Sì. Ti faccio in bocca al lupo per la tua carriera. Nel frattempo chiudo chiedendoti un sogno nel cassetto. Innanzitutto qualificarmi a Rio è la prima cosa, perché nella mia vita cerco sempre di andare con obiettivi a breve termine, ecco. E il mio sogno è fare medaglia lì, senz'altro. È un sogno, ma allo stesso tempo un obiettivo, quindi spero vivamente di raggiungerlo. Bocca al lupo. Crepi. Ci vediamo grazie. Tra poco. Allora, pronti per la lezione, Marta? Sì. Ci spiegherai alcuni dei fondamentali di beach volley, lo faremo insieme a quella che è la tua compagna di squadra attuale, Vicky. Mi raccomando. Ok. Massimo impegno. Assolutamente, mi hai sistemato quasi, quasi come una vera campionessa. Sì. Quasi. Va bene. Allora iniziamo. Diciamo che ci sono diversi fondamentali, no, nel beach volley, che sono un po' quelli della pallavolo. Quindi sicuramente la prima cosa è il bugger, che può essere il bugger di ricezione nel momento in cui la squadra avversaria batte, oppure il bugger di difesa. Quindi iniziamo con un bugger di ricezione. Ok, perfetto. Allora, come ci mettiamo? Lei va quindi di là e io ricevo. Tu sei con me? Sì. Allora, noi facciamo squadra. E io la devo prendere. Allora, tu devi stare lì, perché dobbiamo immaginare di dividere il campo come in due metà. Quindi tu sei la giocatrice di sinistra e io sono la giocatrice di destra. Ok? Adesso okay. Vicky batterà su di me e io faccio un bugger di ricezione solamente. Ok. E poi io proverò ad imitarlo.
Questo è il bugger. Adesso ne fai un'altra su di lei. Quindi braccia tese, gambe piegate e spinta in avanti. Ok, ci siamo quasi, solo che la palla dovrebbe andare in avanti. L'unica cosa, però... Altrimenti che lezione era? Vuoi rifarla? Certo, okay. No, finché non ci riesco. Brava! Quindi dopo la ricezione avviene l'alzata, che può essere effettuata o in palleggio o in bugger. Ovviamente in palleggio diventa un po' più difficile, quindi noi partiamo col bugger. Ok, quindi io devo passarla a te. Sì, tu devi passarla a me e io faccio un'alzata in bugger. Ok. E dopo io la passerò a te e tu farai la stessa cosa. Ok. Ecco, questa è il bugger di alzata. Adesso me la dai un po' più alta e faccio un palleggio. Ok. No, andavo più. Perfetta. Hai capito? Quindi adesso provo a farlo io con te. Vai. Proprio alta. L'ho presa solo col sinistro. È importante prenderla con due braccia, così sei più stabile, no? Vai. È un po' meno forte, però ci siamo quasi. Ok, ci siamo un quasi. Un po' meglio. Palleggio. Allora, l'importante è che tu parti già con le mani alte, poi fai entrare la palla e la spingi con la gamba e con le braccia, distendendo le braccia. Ok, ci proviamo. Oh, questo è meglio, cioè la prima! La prima! Condizione ideale. Perfetta, direi che qua ci siamo, sul palleggio meglio che sul bugger. Poi una cosa importante del nostro sport è il concetto di verticalità, quindi dopo la ricezione, dopo il bugger di ricezione, la compagna entra ad alzare e l'alzata deve essere sempre verticale, non deve mai essere spinta, soprattutto quando c'è vento, è una cosa che facilita l'entrata dell'attaccante, quindi facilita insomma il gioco di coppia. Ma le strategie le decidete già in allenamento oppure in gara? No, in lasciare gara. Qualcosa a punto caso? Per punto, cioè si prepara la partita in una determinata maniera, con una determinata strategia, però poi in gara diciamo che le cose possono anche cambiare, magari c'è una componente di vento che permette di fare un determinato tipo di gioco, però si vede un po' strada facendo. Ci sono diversi tipi di battute. Allora, la battuta piedi a terra, semplice, la battuta salto float e la battuta in salto, proprio rotante. Ok, io provo a fartele vedere tutte e tre, sì. Poi le riproponiamo. Ok? Sì. Le riproponiamo. Allora. Vabbè, tanto c'è lei che riceve. Tu in teoria sei in campo con me perché sei la mia compagna, quindi sei lì. Ok. Allora, la prima, piedi a terra, la più semplice è questa. Poi c'è la battuta salto float, che è questa. E poi c'è la battuta in salto. Bravissima, pure con il microfono. Incredibile. Ok, ora provi tu. Allora, l'importante è il lancio. Quindi la mano va tesa, il braccio teso. Lancio vicino a te e colpisci. Ok. Questa parte è già qua, così più facile. Ok, lancio. Arriva. La mano deve essere bella dura per dare una bella forza al di là della rete. Meglio, già meglio. Quattro a sinistra. Io, l'importante è il lancio, te la devi lanciare bene davanti e colpire subito. Stiamo migliorando però. Poi capisco che è un po' complicato all'inizio perché è comunque tanta la distanza. Se noi proviamo a farla più vicino. Da più vicino, sì, se vuoi. Dietro la linea. Basta che non tocchi la linea mentre batti. Ok. È
Vabbè. Vabbè. C'è poi bisogno di allenarsi, sì, di allenamento, di la mia partner ideale. E infine c'è l'attacco. Mm-hmm. Questo te la senti? Sì, proviamo. Ok, quindi provare proviamo. Cerchiamo tutto. Di mettere tutto insieme, partire dalla ricezione. Tu palleggio, alzerai o palleggio e io attaccherò. Una cosa importante nel beach volley è la differenziazione tra la palla vicina e la palla larga. Tu ora hai chiamato la palla vicina. Sì, era una palla un po' più aperta in realtà. Però diciamo che la palla vicina è vicino, diciamo, all'alzatore, no? Quindi più o meno qua. La palla larga ovviamente è un po' più spostata verso l'asta. Uh-huh. La stessa cosa dall'altra parte. Ma tu preferisci attacco o difesa? No, io ho il ruolo di difensore e la mia compagna di muro, quindi io gioco sempre in difesa e lei a muro, però comunque attacco sempre anch'io, perché comunque certo, ricevo siete anch'io. In due. Siamo in due. Bene, quindi adesso provi, sì, ad attaccare. Allora, lei te la dà, tu mi ricevi qua vicino a me, io te la alzo e tu attacchi. Ok. Perché il palleggio non puoi attaccare, diciamo, col palleggio. Ah, non vale, devi attaccare con la mano dura. Sì, con la mano dura. Allora, l'importante nel gesto di attacco è che col sinistro cerchi la palla. Devi partire così, cioè slancio, col sinistro cerchi la palla, poi questo va giù per fare andare avanti il destro, no? Questo okay, rende le cose più semplici. Ok. Riproviamo. Proviamo. Oddio. No! Ero andata però con la... Eri giustissima però. La faccio davanti a te così non vieni da dietro. Ok. Quando fai bug, fallo con vicino a rete. Ah, va bene. Ok, un po' più indietro. Passo indietro, ok. Ok. Vai. Oh. Riga! E quindi? Punto! Vai! Grandissima. Vedi. Muro. Il muro, sì. Serve anche il muro. Quindi mi assaltino già. Notare perché per loro è facile fare il muro. Vieni qui. Vabbè, io non lo faccio mai, però comunque. Vabbè, poi dici perché è semplice. Cioè, io se mi dai una scala forse riesco a fare il muro, però. Ok, questo è un muro. Ah, se vuoi provare, guarda, ci mettiamo così. La tiriamo giù e tu muri. Aspetta. Pronta? Pronta? Sì. Vai, salta. E adesso faccio vedere magari una difesa in tuffo. Assolutamente sì. Allora, Vicky mi lancia una palla lì. Mm. Io ti faccio vedere la tecnica, okay, del tuffo. Però okay? Non ti lanci. Eh sì che mi lancio, sennò che tuffo è? Tu sai. Io non voglio vedere. Bravissima. Notare tecnica alla Marta Menegatti per non far male al microfono. No, no, è veramente così. Magari no, un po' più veloce quando sto scherzando. Però ovviamente questo lo possiamo riproporre. E la posizione di partenza è questa. Quindi qui quando tu guardi la palla, la prima cosa che fai è magari aprire con questo, incrociare, appoggiare la mano e tuffarti. Devi appoggiare l'altra mano questa e poi allungarti. Okay, incrocio, basta, mano qua, mano per terra. Beh, ecco, non c'è ringraziamo altro. Anche Vicky. Ringraziamo Vicky, vieni, la nostra che si è prestata. Grazie. Assistente, prego. Nonché compagna. Quindi tutto chiaro. Tutto chiaro. Perfetto. Invitiamo tutti i telespettatori a provare il beach volley. Sì. Beh, non ci rimane allora che salutare. Dare appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao. L'Idea da Campioni ritorna tra 7 giorni. Ciao ciao. Aspetta. Però è proprio ingiusto mettermi in mezzo. Io sono ok, Vicky. Questo era per i fuorionda, l'ho fatto apposta in realtà. È colpa del vento se non va dall'altra parte del campo. Mi
vicina. Rifacciamo questa, tagliala. A me, lanciamela proprio qua che io faccio così. Okay. Il tuo ruolo è difensore. Difesa, sì. Perfetto. Adesso proviamo. Il mio è non pervenuto. Incrocia con sinistro e appoggia subito la bassa. Appoggia, no, la sinistra. No, sinistra, scusa. Ok, ah, già a terra? Sì. Okay. E Vicky lancia la palla. E